Gustav Mahler è stato uno dei più grandi autori di ogni tempo ed è stato anche un grandissimo direttore d'orchestra. Ci ha lasciato pagine che forse possiamo definire con un solo aggettivo, struggenti, ma possiamo dire anche che sono poetiche e che sono uno specchio di un tempo, la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, le grandi inquietudini dell'umanità. Questo che ascoltiamo in sottofondo è Il canto della terra, Das Lied von der Erde, uno dei grandi ultimi capolavori di Gustav Mahler, una sorta di suo commiato alla vita. Si è parlato e si è ascoltato molto Mahler negli anni 2010-2011, che corrispondono al 150° della nascita e al centenario della morte. Daniel Barenboim, grande interprete wagneriano e grande interprete di Gustav Mahler, ha inciso questo Das Lied von der Erde con Waltraud Mayer, un mezzosoprano straordinario, e la Chicago Symphony Orchestra. Ed è una pagina, un disco che non può mancare in una discoteca. Buon ascolto.